Eccoci live con lo zio Giuseppe Bergomi. Intanto grazie mille per aver accettato. È un Ciao, ciao a onore per tutti. noi poter parlare con uno degli storici capitani della nostra Inter. Intanto come va? Perché abbiamo letto l'intervista che era risultato positivo purtroppo al virus. Come sta adesso? Allora, io sto bene, ho fatto il tampone, proprio ieri mi hanno dato l'esito, sono negativo, quindi sto bene. Io sono stato male proprio l'8 di marzo, che è stata l'ultima giornata di campionato. Ho lavorato alla sera sul club, ma da lì gli avevo detto a fare: guarda, forse non vengo. Lui mi fa: no, vieni, ti misurano la febbre. Non l'avevo. Ho lavorato e da lì in poi sono stato male. I miei dolori, i sintomi erano mal di schiena molto forte, avevo sempre freddo. Difatti, mi sono preso anche due stufette in più. Un giorno ho avuto la febbre, poi sono andato un po' in difficoltà con il gusto e l'olfatto, e poi anche i piedi, proprio sulla pelle. È andata via la connessione. Eccoci. L'audio. Sì, sentite? Sì, perfettamente. Io non vi Adesso sento sì. più. Ecco. No. Non vi sento più, ragazzi. Voi mi sentite? Sì. Sì, noi sì, esatto, perfettamente. Pronto, Siamo? Sì, ci sente? Vediamo se magari si riconnette. Esatto. lo faceva ritornare, gli rimando Esatto, l'invito. possiamo ritornare. Ma intanto aspettiamo che si connetta un po' di Sì, gente. aspettiamo, esatto, così arrivano anche delle domande. Eccomi, mi Eccoci, sentite adesso? sì. Ah, scusatemi. Ottimo, no. No, no, e dicevo, quindi ho avuto queste problematiche. Poi io sono guarito, sono stato bene, ho voluto fare ugualmente un test sierologico e sono venuto fuori che ero positivo alle IgG, che sarebbe lo storico. E quindi mi ha segnalato che in quel periodo effettivamente. Ragazzi, sono un po' sudato perché ho fatto allenamento e ho appena finito di fare un allenamento e allora ho fatto la Padel. doccia. No, padel ci gioco domani mattina. Oggi mi sono allenato per il padel di domani. E quindi Informissima, sì, informissima. per star bene. E poi niente, quindi negativo all'IgM. Dottori mi avevano detto che dopo 30-40 giorni in teoria eri a posto, quindi non eri a rischio per gli altri. Però per un'ulteriore sicurezza ho fatto il tampone, ho fatto anche l'esame del sangue ed è tutto a posto. Quindi ho Bene, ottimo. anche gli anticorpi e adesso vi posso anche abbracciare, ragazzi. Quindi non succede nulla. No, Finalmente. scherzo. Però sto bene, è tutto a Bene, posto, ok? siamo contenti che Sì. comunque una notizia che aveva un po' preoccupato ovviamente dall'intervista, quindi un po' tutti si chiedevano, anche noi l'avevamo riportata tra l'altro in pagina e molti ovviamente le hanno fatto forza e siamo contenti che Sì. sia Meno passato, che tutto sia andato bene. Tutto per il male che meglio. un rumore stranissimo. Si sente? No, adesso è a posto. Ok, io inizierei con una domanda classica, che ovviamente si fa sempre, soprattutto alle bandiere, una bandiera come te, Sì. ovvero come mi descriveresti l'Inter con una parola sola? E gli interisti, rifacendomi alla lettera di Moratti di qualche giorno fa, che ha descritto gli interisti come innamorati. Gli interisti sono innamorati, sì, della propria squadra, e con una parola sola faccio fatica. Io ho fatto il capitano per tanti anni e secondo me, rappresentare l'Inter vuol dire avere un DNA diverso da tutti gli altri. Questo non vuol dire né migliore né peggiore, ma noi siamo quelli che magari possiamo anche cadere, ma ci rialziamo sempre. E quando ci rialziamo, otteniamo sempre dei grandi risultati. Abbiamo un grande senso di appartenenza, dei valori importanti che riusciamo a trasmettere a tutti e i nostri tifosi, soprattutto anche in questo periodo dove magari la squadra non ottiene risultati, però è sempre attaccata alla squadra. Abbiamo una media di spettatori più alta di tutti. Questo ti fa capire l'attaccamento che c'è ai nostri colori, ma comunque io dico sempre che è un DNA diverso dagli altri. Questo non vuol dire migliore o peggiore, ma abbiamo i nostri valori, il nostro senso di appartenenza che è molto forte, che a me l'ha trasmesso tantissimo i grandi giocatori della vecchia Inter, uno su tutti Giacinto Facchetti, che per me è stato un esempio,
in assoluto, i Sandro Mazzola e Mariolino Corso, che sono stati i miei dirigenti e i miei allenatori, Luisito Suarez, che ho conosciuto e ho capito da loro cosa voleva dire, insomma, far parte dell'Inter e di questa grande famiglia. Giusto. Poco fa accennava all'essere capitano, quindi da tanto tempo. Cos'è per te essere capitano, cioè la fascia, in virtù delle numerose polemiche degli scorsi anni, delle parole poi di Luca Ranocchia, quindi dell'essere leader, anche senza, quindi c'era chi sosteneva che è un pezzo di stoffa, che... Cosa ne pensi tu? Cos'è essere capitano, quella fascia, cosa rappresenta? Guarda, mi hanno sempre insegnato che essere il capitano non vuol dire scambiare il gagliardetto con quell'altro. Primo, io ero capitano, ma in quella mia squadra, ma parlo soprattutto dei 5 anni di Trapattoni, no? Non tutta la carriera, ma in quegli anni i capitani erano Riccardo Ferri, Walter Zenka, Beppe Baresi, Lothar Matthäus, Andy Brehme, perché erano tutti, Aldo Serena, Nicola Berti, perché erano tutti dei leader, poi ognuno con le proprie peculiarità. Io mi sono sempre considerato, adesso voi mi vedete ragazzi, da tanti anni che lavoro in televisione, sono qui a parlare con voi, ma non ero uno che parlava molto, non ero molto loquace. Quindi per me era importante essere un esempio positivo per i giovani e soprattutto per i giocatori stranieri che arrivavano a indossare la nostra maglia. E quindi per me voleva dire arrivare prima all'allenamento, andare via per ultimo, tirare il gruppo, far capire cosa voleva dire il senso di appartenenza, i nostri colori. Era per mesi portare in giro Bergkamp e sua moglie perché dovevano imparare l'italiano, perché dovevano capire la cultura del nostro paese, aiutare gli stranieri a venire. Questo doveva essere, secondo me, un capitano. Poi c'è chi lo fa in una forma e chi in un'altra. Poi all'interno di un gruppo, secondo me, ci sono più capitani, e sì, più personalità e più leadership in assoluto. Però chi indossa la fascia sicuramente lo può fare in mille maniere, ma l'importante è che, secondo me, deve essere un esempio positivo per tutti quanti. Ecco, questa ci tengo a dirlo, ed è la cosa che Facchetti prima, io ho avuto Graziano Bini, Altobelli e Zanetti dopo, sicuramente hanno incarnato molto bene e Andanovic adesso. Mi era Nokia, per tutti quelli fatti, che l'hanno fatto. Fondamentalmente, sì, parlare quei fatti, cioè, che poi è la cosa più importante, anche perché le parole sappiamo che comunque anche il più loquace deve sempre poi rispecchiare tutto quello che dice, deve anche poi aggiungere i fatti, perché altrimenti sono delle parole un po' al vento. Guarda, ti dico due nomi per farti capire che tipo di personaggi erano e che messaggio mi hanno lasciato. Parlo della nazionale. In nazionale noi avevamo due giocatori che erano Dino Zoff e Gaetano Scirea, parlavano pochissimo, ma bastava una parola e tutti li ascoltavano. Quindi non c'era bisogno di mille parole, ma c'era bisogno di comportamenti e di esempi. E loro due, secondo me, senza tirare in ballo quelli dell'Inter, te li ho detti tutti, ma per farti capire che anche in nazionale, che è la massima espressione per un calciatore, io ho avuto due esempi così. Poi sono stato capitano io, è stato capitano Maldini, insomma, nei miei 4 mondiali ho avuto questi capitani che veramente sono stati grandi. Certo, no, infatti anche con la nazionale, comunque il mondiale l'hai vinto giovanissimo, è stato, diciamo, il più giovane dopo Pelé ad averlo vinto, immagino l'orgoglio, comunque la soddisfazione, ma anche tanti trofei con l'Inter, scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, 3 Coppe UEFA, quindi qual è la partita però che più ti è rimasta nel cuore, quella che ogni tanto ci pensi o quando rivedi magari dei video, un po' ti suscita delle emozioni particolari? Ma guarda, io ho due partite nel cuore, ne ho tantissime, però se devo tirarne fuori due, io ho un 4-0 alla Juventus, quando fece 2 gol Karl-Heinz Rummenigge, 1 Riccardo Ferri e 1 Fulvio Colovati. Ma perché ti dico questo? Perché era la prima volta che giocavo da libero e avevo un po' di emozione, ma alla fine feci una partita perfetta, sbagliando poco, con grande attenzione, e poi quando la vinci 4-0 è un risultato molto rotondo, è stata una grande partita. E poi il 3-0 alla Aston Villa, che è stata la partita che ci ha dato la consapevolezza di poter vincere la Coppa UEFA, la prima, dove l'Inter tornava a vincere un trofeo europeo dopo tanti anni, ecco, dalla grande 90, Inter. Quindi, 91, la stagione 90. Esatto,
perché lì, insomma, rimontare un 2-0 a una squadra inglese in quegli anni non era facile, e noi ci siamo riusciti attraverso una grandissima prestazione. Quindi ti dico, queste due, lasciandone indietro tantissime altre, ecco, certo, però vedi, guarda, non ho preso neanche un mio gol, un mio assist, cose niente. Due partite che mi sono rimaste nel cuore. Della squadra proprio, quindi diciamo che tutto ciò ti mette in evidenza il fatto che sei stato capitano, le parole che dicevi prima, quindi stai comunque mettendo la squadra prima, le vittorie di squadra, e questo ti fa molto onore, ecco. Mentre negli anni, perché poi le Coppa UEFA sono arrivate poi nel 94-98, ma parlando ovviamente senza far polemiche, senza del 98, di quegli anni lì, abbastanza particolari, com'è stato vincere quella Coppa dopo tutti gli strascichi, dopo tutte comunque delle difficoltà che sono create anche in campionato, con tutte, diciamo, le polemiche? Guarda, in questo momento andare a tirar fuori quel campionato e far polemica diventa difficile, no? Perché è passato tanto tempo e, come si dice, poi il tempo ti rende un po' più buono, anche, sì, se, rimane un po'. Anche se rimane sempre una piccola ferita dentro, perché quella era una stagione che noi abbiamo fatto molto bene e ci sono stati degli episodi che ci hanno sicuramente penalizzato. E mi fermo qui per quanto riguarda il campionato. No. In Coppa invece molto bene, ma noi lì avevamo una squadra molto forte che è entrata nel cuore della gente, perché avevamo un allenatore come Gigi Simoni, che per noi era veramente un maestro di vita e un grande papà, e noi avevamo la consapevolezza di avere davanti un giocatore che era unico, straordinario, che era Ronaldo, che poteva risolvere le partite in qualsiasi momento, e noi dietro, che forse a nomi non eravamo la difesa più forte del campionato, ma prima di farci gol era difficile, perché io, Ciccio Colonna, Galante, Taribo West, Sartor, eravamo veramente forti, ma sapevamo che dovevamo difendere forte per dar poi la palla davanti. Era una squadra con Zamorano, con Ronaldo, con Djorkaeff, con Moriero, con Simeone, quindi avevamo talento, ed era una squadra ben strutturata, che giocava, era un grande gruppo che giocava la squadra, tornando al concetto di prima. Quindi abbiamo portato a casa quella Coppa UEFA, si poteva vincere anche il campionato, questo sì, però insomma siamo stati un po' penalizzati e un po' di rammarico c'è, perché l'anno dopo io penso che avremmo potuto scrivere una storia diversa con lo scudetto sul petto, perché ci sarebbero state meno pressioni e magari alcune decisioni sarebbero state prese in maniera diversa. Quindi è tutto lì il mio rammarico, perché le decisioni di un anno prima vanno a condizionare l'anno seguente, ed è stato un peccato, perché quella squadra era veramente forte. Io vorrei invece adesso andare a ripescare una sua dichiarazione su Eriksen, che io condivido appieno, e vorrei anche chiederti se secondo te l'anno prossimo Conte potrebbe pensare a un cambio modulo, come ha provato a fare nel corso delle ultime partite verso gli ultimi minuti, passando anche una difesa 4, o se proseguirà con un 3-5-2. Chiara, allora, mi fa piacere, perché questa domanda su Eric se me la fanno sempre, perché sono stato il primo, e mi ricordo anche precisamente, era l'ultimo giorno di mercato ed ero in studio a Calcio Mercato a Sky, e siccome due giorni prima c'era stata la partita contro la Fiorentina, io ero allo stadio da spettatore, perché tutti pensano di conoscere i giocatori, ma poi la maggior parte della gente non li conosce, Chiara. E quindi quando lui è entrato in campo, si giravano verso di me e mi dicevano: ma non salta l'uomo, ma non è nell'uno contro uno. Allora ho detto: alt, questo è un tipo di giocatore che nel nostro centrocampo non l'abbiamo, qualità tecniche, è uno che da fuori area ti dà, fa gol perché tira molto bene le punizioni, ti dà l'assist. Se invece vogliamo un giocatore che ci dribbla, che ci dà intensità, ti fa le rincorse lunghe, c'è quello che vuole Conti, così ho detto, non è quel tipo di giocatore. E ho detto, in un 3-5-2 dove lo mettiamo? Questo era il mio dubbio, non sul valore del giocatore, è quello. Esatto. E difatti poi non volevo aver ragione, però ce l'ho avuta, perché effettivamente ha trovato poco spazio, perché andare a toccare dei meccanismi, conoscendo bene Conti, che ti dà un'inquadratura ben precisa, non è facile. E hai fatto bene a farmi la domanda, perché allora, per sfruttare appieno le caratteristiche di questo giocatore, bisogna
evolvere. Ed evolvere vuol dire cambiare o sistema di gioco, mantenendo anche una difesa 3 e mettere un 1-2, oppure una difesa 4 con un centrocampo a rombo, un trequartista dietro due punte, se vuoi mantenere questo sistema di gioco mantenendo le due punte, che è la forza di questa squadra, Lukaku e Lautaro. Quindi questo è. Se invece mantieni un 3-5-2, continua a pensare che trovare spazio per questo ragazzo sia un po' più difficile. Tutto lì, ma per caratteristiche tecniche, per come gioca la squadra, perché non ti farà mai una rincorsa alla Barella o un inserimento alla Vessino, perché lui nelle 20 partite che ha giocato nel Tottenham quest'anno è andato in area una volta sola. Però se gli dai la palla al limite, questo bastona, tira, porta, fa gol, hai capito? Bisogna sfruttare le caratteristiche. È un giocatore più intelligente, che è in grado di vedere gli inserimenti anche dei compagni davanti e di premiarli, però ovviamente il suo ruolo è quello di giocare lì, cioè tra i due reparti, quello di centrocampo ed attacco. Il problema è che nella visione, diciamo, di calcio di Conte non la prevede, cioè questa visione non prevede. Per ora. Ricordiamoci che Sensi lo faceva, perché Sensi partiva da mezzala ma si inseriva. Si inseriva e andava a galleggiare tra le linee ed era molto bravo. Infatti le sue qualità ci sono mancate in quel periodo di campionato e abbiamo fatto fatica, perché questa è una squadra molto muscolare e ogni tanto la qualità ci serve per risolvere le partite. E io sono sicuro che in questo mini campionato, se noi partiamo forte, perché io sono convinto che ripartiremo a giocare, insomma, questi due giocatori, sia Eriksen che Sensi, ci daranno quella qualità che negli ultimi 2 mesi ci è un po' mancata. Certo, e invece come critiche, oltre ad Eriksen, da parte della tifoseria, che poi non è critica, magari certo il tifoso, come dicevi tu, si aspetta che Eriksen salti l'uomo, che faccia... Lukaku ha avuto lo stesso, diciamo, le stesse critiche da parte della tifoseria, perché ci si aspettava un giocatore diverso, che non vuol dire che sia scarso, che è diverso. Quindi Lukaku non è quello che prende palla, te ne salta 3-4 giochini. È un giocatore fisico, è un giocatore diverso da come tutti ci si aspettavano. Quindi era stato bollato immediatamente, etichettato come scarso, come... E ricordo che l'hai anche difeso più volte. No, ma io ho un'idea del calcio... Tu alla fine sì. Erano... derivate tutti da gli innamorati ancora di Icardi, avevi definito coloro che criticavano sì. Lukaku, solo gli innamorati di Icardi. Ma perché io sono convinto che nel nostro calcio chi passa l'1,90 alla fine riesce sempre a far bene, a dominare, e quindi lui era solo questione di tempo. E ha una grande fisicità, segna, lavora per la squadra in assoluto, è un uomo squadra, tutti gli vogliono bene e anche tecnicamente sa giocare a calcio e quindi si mette a disposizione, era solo questione di tempo. Quindi i due poi si sono trovati molto bene, ma ripeto, la fisicità nel calcio italiano alla fine paga. Ricordatevi quando noi vincevamo tutto, avevamo tutti i giocatori dall'1,85 in su. Sì. Sì. Una fisicità incredibile, non tutti, ma la maggior parte. Anche già negli anni prima, quindi quando poi si era creato uno scheletro, anche cambiato come Vieira, come comunque erano giocatori molto fisici. Bravissimi. E quindi poi, certo, il trequartista ti deve dare la qualità, lo Snyder di turno, la cattiveria agonistica, la giocata, l'imprevedibilità, la punizione, certo, ma la struttura deve essere di grande fisicità, perché il nostro calcio va verso questa fisicità. Guarda l'Atalanta, sono giocatori fisici, 1,85 in su. E poi c'è il Papu Gomez, ma tutti gli altri hanno fisicità e noi dobbiamo arrivare a questo, fisicità con la qualità di 2 o 3 elementi che servono per aumentare, insomma, quel tasso tecnico. E infatti cosa manca a questa squadra per colmare ancora il gap? Perché comunque quest'anno già si è un po' colmato, no? Comunque Spalletti ha fatto molto bene, a me è un allenatore che era piaciuto molto nei 2 anni, ha raggiunto l'obiettivo alla fine che la società aveva chiesto, perché nessuno gli chiedeva di vincere lo scudetto, ma di arrivare, perché alla fine si arriva sempre step by step, quindi l'Inter è una società reduce da 7º, 8º posti, quindi però quest'anno già si è superato un altro step, ma cosa manca ancora per agganciare una squadra che comunque ricordiamo che da 10 anni che costruisce a differenza dell'Inter, quindi
ci sta, che sia più allora, corto. La domanda è posta molto bene. Allora, per colmare il gap ci sono, secondo me, tre componenti importanti. Dobbiamo crescere come società, e le scelte che sono state fatte ultimamente sono perfette, perché la società è solida. Hai preso un direttore generale come Marotta che conosce il calcio sia tecnico ma anche nei palazzi, parlo di Lega, Federazione, quindi è un uomo veramente che conosce. Abbiamo uno staff dirigenziale buono, siamo andati a prendere un allenatore importante, se non il più importante nel nostro campionato, che ha vinto tanto dappertutto, ha fatto bene anche in nazionale. E poi l'aspetto della squadra. La squadra... No, ancora. Ok. Mi sentite? Ora sì. Sì? Ah, bene, bene. E dicevo, sulla squadra invece, se tu mantieni il 3-5-2, dove la puoi migliorare questa squadra? Sono sulle corsie esterne. Facendo una premessa, che chi ci ha giocato quest'anno ha fatto bene. Però cosa puoi chiedere di più a Candreva, Biraghi, Asamoah? Adesso è arrivato Ashley Young, sta facendo bene. Però è lì dove tu devi essere bravo nell'uno contro uno, nel saltare l'uomo, nell'andare in profondità, nel creare superiorità numerica. Perché poi la difesa, bene o male, secondo me sei messo bene. Davanti hai due punte molto forti. I centrocampisti ci sono e hai anche tante alternative. Se poi dovessimo arrivare a Tonali, come si parla, è un giocatore che a me piace tantissimo, e vai sempre su quel solco di creare una base di italiani, che alla fine, secondo me, è una strategia vincente. Sugli esterni, secondo me, devi migliorare qualcosa. Sì, sono d'accordo. Poi è vero che comunque Asamoah si è fatto male, ha sempre delle ricadute col ginocchio, quindi purtroppo è venuto a mancare. Poi a gennaio Ashley Young ha fatto molto bene, Moses ha avuto anche degli infortuni, quindi ha mostrato poco, diciamo, il suo valore. Adesso si discute circa la sua permanenza a Milano o meno, perché col Chelsea c'è da capire se dovesse rinnovare o meno il contratto, perché l'Inter è in prestito. Però a centrocampo, secondo te, un acquisto importante, perché si parla tanto di Vidal. Vidal sarebbe, comunque molti, piuttosto che Vidal, dicono cerchiamo di tenere Nainggolan. Però il problema di Nainggolan è che la società ha adottato una strategia e penso che non torni sui propri passi, a meno che proprio il giocatore non dovesse essere richiesto. Comunque non penso che l'Inter svenda i suoi giocatori per N motivi, tra cui anche problemi economici, anche derivati dal coronavirus, quindi non è il momento di svendere, sebbene ci siano ormai dei prezzi in calo, ovviamente. Però su Vidal, o secondo te c'è da andare su un altro tipo di giocatore, un altro banalmente più giovane, banalmente più... Guarda, io capisco che c'è la fretta di dover vincere subito, e quindi quando tu vuoi andare su un profilo... Perché... Vediamo, mi sa che è un problema di connessione. Vediamo se... In caso di entra come prima. Vediamo delle domande intanto. C'è Gabriele Catania che ha chiesto ovviamente di Werner, che dopo chiediamo. Sì. Poi eccolo, dovrebbe essere. Ci sono, eccomi. Eccoci. Scusate ragazzi, scusate. Niente, dicevo, se tu vai su un profilo come Vidal, perché vuoi sicuramente vincere subito, ed è importante, tutti vogliamo vincere subito. Nainggolan, visto i primi mesi a Cagliari, sicuramente ha fatto molto bene, poi in calo come la squadra, come tutta la squadra del Cagliari. Non lo so, io starei, se devo fare uno sforzo economico, starei su un giocatore come Tonali. Non voglio insistere, ma è un giocatore che a me piace tantissimo. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo e quindi può essere quel giocatore in più. Perché poi con lui, con Barella, Brozovic, lo stesso Sensi, hai Eriksen, poi uno, io Vessino me lo terrei sempre perché ha una fisicità importante e ci serve un giocatore di inserimento. Ecco, questo. Se poi invece le scelte di mercato ti portano a raggiungere un giocatore come Vidal
e in più hai la forza economica di prendere un giovane italiano, allora me li prendo tutte e due. E questo, a quel punto faccio delle scelte diverse rispetto ad altri giocatori, ma sicuramente Sensi lo vai a riscattare. Ma Sensi è già un ragazzo che tu devi riscattare e costa tanti soldi. E cosa fai con i... Hai detto giustamente tu, adesso andare a vendere giocatori come Gagliardini, che ce l'hai in bilancio a una cifra importante, lo stesso Vessino, così no, non è facile. Ecco. Quindi tendenzialmente giocatori anche di una certa fisicità li terrei. Però qui, l'ho detto prima... Ancora... No, ci siamo. Ci siamo? Ci sono? Mi siete? Sì. Ecco, sì. Toccherà loro fare le scelte giuste e sono lì per questo. Ora che stiamo parlando di calciomercato, quindi una domanda inevitabile, ovvero la questione Lautaro. Esatto, chiedono anche nei commenti. Stavo leggendo appunto la domanda di Gabriele Catania. Beppe, secondo te Werner all'Inter è fattibile? Allora, Werner all'Inter è fattibile, sono giocatori diversi. Cominciamo a chiarire questa cosa qua. Per come giochiamo adesso, Werner non c'entra niente. Cioè non è un giocatore che gioca a spalle alla porta come Lautaro, che combina con l'altra punta. È uno che ha bisogno di spazi, che parte da dietro, parte anche un po' da giocatore esterno. Esatto, quindi sono giocatori diversi. Forti tutte e due, ma diversi. Quindi Lautaro, ragazzi, io farei di tutto per tenerlo, perché è un ottimo giocatore che sta studiando per diventare un campioncino, perché stiamo prendendo gli anni migliori, quelli che stanno in crescita in assoluto. Quindi questo. Poi capisco anche, ragazzi, c'è una clausola, se vengono, fanno una trattativa, se ti danno, che ne so io, 90 più un giocatore, dico delle cose a caso, è anche difficile trattenere un giocatore. E quindi magari non è sempre così, ne dai via uno, ne porti a casa due, rifai la squadra, magari la migliori anche, ma non succede sempre in questa maniera qua. Ecco. Tendenzialmente è un giocatore che io vedo in crescita, Lautaro, farei di tutto per tenerlo, però insomma poi dopo entrano dentro delle strategie di mercato e allora lì mi fermo, ecco. Però tendenzialmente un giocatore così, andarlo a reperire sul mercato con quella fisionomia, con quelle caratteristiche, non è facile. Difficile, sì, è vero. E quindi qualora partisse, chi vedresti al suo posto? Qui è difficile fare un nome, perché l'Inter stava cercando di andare sul mercato su dei parametri zero, no? L'anno scorso abbiamo provato con Dzeko, non ci siamo riusciti. Non è che non ci siamo riusciti, poi sai, sono le trattative, si allungano, e poi questi, e che io capisco, perché quando tu sei un uomo simbolo di una squadra, andare via non è facile. Anche Mertens adesso, no, sembrerebbe che il Napoli alla fine ce la fa, ma lo capisco anche, stai bene in un posto dopo tanto tempo e riesci a trovare un accordo. Sono profili che potevano andare bene, anche se diversi da Lautaro. Non lo so, o vai a puntare su un giovane che deve crescere, oppure devi andare a toccare un profilo che abbia già esperienza e che sia pronto per il nostro campionato. Ecco, questa è la differenza che tu devi mettere in conto. E devi sempre pensare che devi aggiungere, se mantieni il 3-5-2, altre due punte di riserva, perché il ragazzino del 2002 sono sempre dell'idea che è meglio che tu vada a giocare, fare esperienza in un'altra squadra, per poi tornare più forte. Io sono convinto di questo. Tanti mi dicono: Beppe, ma è meglio che sta lì a giocare con i grandi campioni. Sì, ma l'allenamento è una cosa, se poi non trovi mai spazio in prima squadra, allora a quel punto è meglio andare a giocare fuori per poi tornare. Se poi invece è talmente forte da essere lui l'alternativa, questo io vi dico la verità, l'ho visto giocare troppo poco e non lo so. Però tendenzialmente, visto che alleno il settore giovanile, sarei per i ragazzi che devono sempre giocare e trovare spazio. Certo, invece altre domande, sempre con il centrocampo, e diciamo le domande vertono tutte sul centrocampo. Quindi chiedono Milinkovic, la Pini Walter chiede: Milinkovic andrebbe bene? Se mi dai lui, Milinkovic e Luis Alberto, li prendo a scatola chiusa e vinco il campionato per 5 anni. Però quelli sono giocatori della Lazio, che la Lazio è il centrocampo più forte d'Italia in assoluto, è la sua forza. E sono giocatori che abbinano forza fisica, cosa vi ho detto prima, e Milinkovic è sopra l'1,90 e domina, perché la Lazio può giocare tra le linee, può giocare in ampiezza, può giocare profondità perché Immobile te la dà,
può giocare palla al piede con Luis Alberto, che accelera ed è un giocatore impressionante e fa assist, quindi assolutamente sì, però devi avere la forza di andarli a prendere questi giocatori, costano tanto e lo Tito è una bottega cara, quindi quelli sarebbero profili perfetti per il centrocampo di qualsiasi squadra, per l'Inter in assoluto. Comunque un giocatore completo, perché ha forza fisica, certo, inserimento, fa gol di testa, è molto tecnico, è un giocatore perfetto, davvero straordinario, sì. Mentre invece Enrico Scimecca chiede: zio, vedresti il ninja nell'Inter di Conte l'anno prossimo? È difficile, se conosco un po' Conte, se ha fatto quella scelta dolorosa anche l'anno scorso, però la vita è fatta di scelte, lui ha scelto, e pensare che possa tornare, a meno che non si trova un'intesa per trovare un accordo di lasciarlo andare in un'altra squadra, la vedo difficile, perché se tu porti dentro anche Nainggolan, già dobbiamo trovare spazio per Eriksen, ragazzi, ricordatevelo sempre. Quindi se porti dentro anche lui, che poi ormai ultimamente lo vedete gioca più da trequartista che da centrocampista, da interno di centrocampo, diventa difficile. Sarebbe una sorpresa per me vederlo nel centrocampo dell'Inter. Mentre Giacomo Marchiseppe chiede: cederesti Brozovic in caso di offerte, lo sostituiresti con Tonali? Sì, ma deve essere un'offerta giusta, nel senso che, perché è un giocatore che negli ultimi campionati Spalletti gli ha trovato la posizione corretta e sta facendo molto bene, quindi noi stiamo facendo, sono operazioni di mercato, non perché Brozovic è forte, ragazzi, prima di venderlo, questa è una domanda specifica, no, perché sai, non vorrei essere, non capito bene su questa cosa qua, perché Brozovic è forte, sta giocando bene ed è un patrimonio della società, però se tu riesci a portare dentro Tonali, quel ruolo lo puoi andare a ricoprire con Tonali stesso, con Sensi che si può abbassare, cioè ci sono soluzioni interne che lo puoi, però deve essere, cioè deve essere, devi prendere bene da uno come Brozovic, se no me lo tengo stretto, ecco, cioè non me lo lascio andare via, ecco, perché poi è sempre un giocatore che è difficile da sostituire, però Tonali è un prospetto, ragazzi, un ragazzo del 2000 che ha già fatto un campionato di Serie A, è in nazionale e io ne vedo delle potenzialità con delle attitudini straordinarie, ecco, quindi è uno scambio che ci potrebbe stare in una dinamica di mercato. Giusto, a proposito di giovani, Dome Grace chiede: si è parlato giorni fa di un'offerta per Skriniar, se dovesse partire il profilo giusto per sostituirlo, ma io chiedo, ti priveresti di Skriniar in virtù delle difficoltà al modulo a 3, però è un giocatore che negli scorsi anni ha dimostrato di essere davvero forte a 2, e quindi sia un po' allora, contrastante. Ma lo dico a tutti, no? Nel senso, stiamo parlando sempre di cedere qualcuno, noi dobbiamo mettere dentro se vogliamo vincere, cioè noi dobbiamo tenere Lautaro, dobbiamo tenere Brozovic, dobbiamo tenere Skriniar in assoluto se vogliamo colmare il gap, perché se tu vai a vendere questi poi devi mettere dentro giocatori che devono inserirsi nella squadra, che devono giocare davanti a San Siro, che non è facile, ci sono tante componenti, quindi noi dobbiamo tenere quelli forti e aggiungere, e se al limite ne vendi uno forte, che mettiamo Lautaro, devi andare a prendere due profili forti, perché con quei soldi li devi reinvestire per fare la squadra più forte, hai capito? Noi dobbiamo mettere dentro, non privarci di giocatori, quindi Skriniar me lo tengo bello stretto, anche perché poi in un futuro, qualora Conte poi non ci sarà più fra non so quanti anni, comunque Skriniar è giovane, se sarà fondamentale, poi se si ritornerà anche solo una difesa 4, avere due centrali come De Vrij e Skriniar, non penso che che abbiano due centrali del genere, no? Chiaro, sono d'accordissimo, sono molto bravi. De Vrij a 3 è perfetto, e difatti è quello che soffre meno. Gli altri fanno, Bastoni è in crescita perché è un mancino naturale, quindi da quella posizione può giocare molto bene. E sia Godin che Skriniar possono andare un pochettino in sofferenza, perché è il ruolo che io ho fatto tutta la carriera, perché lì devi essere bravo ad accorciare in avanti, ad allargarti, a proporti, ma sono proprio le caratteristiche fisiche che li penalizza in questo sistema di gioco, non perché non sono bravi, sono forti, poi se la cavano sempre con esperienza, ecco. Però il calcio, parti con un sistema,
durante la gara lo puoi cambiare, durante la stagione puoi cambiare. Quindi questi sono profili alti che hanno dimostrato di poter giocare a San Siro. Ricordiamoci sempre, ragazzi, che noi dobbiamo pensare che devono giocare a San Siro, e San Siro non è facile. Ho visto tanti giocatori far fatica e non riuscire ad esprimersi al massimo. Invece loro sono profili che hanno già dimostrato di starci e di starci alla grande. Sì. Mentre invece Leonardo Nuara tocca la dinamica, quindi il reparto portieri, quindi chiede chi vedi come dopo Handanovic? Ma guarda, tendenzialmente l'Inter, la sua storia con i portieri è sempre andata bene. Se vado ai tempi, da quando ho iniziato io, che c'era Ivano Bordon, da Walter Zenga, da Pagliuca, venendo in avanti da Giulio Cesar, Toldo e adesso Handanovic, sicuramente quasi mai ha sbagliato, quindi farti un nome, non lo so, diventa difficile. Il talento dell'Udinese mi piace, sicuramente il portiere dell'Udinese è un buon prospetto, perché mi piace, è reattivo, ormai devi andare a vedere anche quelli che giocano bene con i piedi, perché è diventato determinante saper giocare a calcio anche da dietro, e quindi che ti faccia ripartire l'azione velocemente, che abbiano il coraggio di giocare, ma soprattutto che siano bravi a parare, che diventa sempre la cosa più importante. Se devo fare un nome, quello dell'Udinese mi piace. Musso, sì. Juan Musso. Mentre invece Simone Paciullo, prima Radu perché di casa, esatto. Certo, è un ragazzo giovane, di prospettiva, può essere anche lui sicuramente un ragazzo che può fare bene, ecco. Sai, poi il ruolo del portiere è sempre un po' delicato, ed è un ruolo particolare, quindi Radu anche lui può andare bene. Però mi avete fatto dire un nome e starei su questi due, ecco, anche se, ripeto, Handanovic io non so di che anno è il ragazzo, cosa c'ha, 35-36 anni? Ci può... Sì, mi sembra che sia dell'84. Sì. Quindi ha 36 anni quest'anno. Forse. C'è gente che gioca fino a 40 anni facile, secondo me adesso con le metodologie d'allenamento, con quando uno si cura molto bene, alimentazione, mi sembra un ragazzo serio, quindi può durare ancora un bel po'. Sì, però senza nulla togliere a Padelli, secondo me, come secondo portiere dovremmo avere un profilo magari più giovane e che comunque sia un titolare in un'altra squadra di Serie A qualunque, come può essere appunto Musso piuttosto che Radu. Il problema è che fare il secondo non è semplice, perché verrebbero fondamentalmente per stare in panchina, non è da tutti, perché sono dei portieri alla fine che vogliono fare il primo, quindi anche non viene lì a stare in panchina. Poi Handanovic si è fatto male, però generalmente regge, quindi è quello il problema, cercare di capire se il ragazzo sta in panchina a fare il secondo. Sì, però se guardi tutte le big europee hanno comunque un secondo portiere di un certo livello. Tranne il Liverpool. Comunque senza togliere appunto... è vero, il Liverpool. Senza nulla togliere a Padelli. No, ma il ruolo del secondo è sempre molto delicato, perché allora o tu li metti in concorrenza tutte e due, e allora lì però devi andare sotto l'aspetto psicologico, e non è facile, perché al primo errore c'è subito pronto l'altro. E io ho sempre visto nella carriera che il secondo deve fare il secondo, hai capito? E deve prendersi quello spazio che ti viene dato se c'è un infortunio o farti giocare qualche partita, che ne so, in questo momento della Coppa Italia. Perché se no la pressione da dietro la devi saper gestire bene, e non tutti questo riescono a sopportarlo, ecco. Ha provato a farlo anche la Juventus con Perin, con cose, poi alla fine... Vedi che devi delineare sempre un primo portiere, che è Szczęsny, e Buffon fa il secondo. E qui adesso io penso che devi avere un secondo affidabile, però che sappia stare in panchina. Vero anche quello, certo. Sì. Umberto Ferrara scrive, io prenderei Allison per il dopo andare. Ragazzi, allora... Se abbiamo questa forza economica possiamo prendere tutti, ma sarebbe perfetto Alisson. La Roma avrebbe una signora squadra con... La Roma ancora quest'anno vedrà che dovrà vendere, meno così leggevo sui giornali, sì, è una rosa molto profonda, quindi dovrà sfoltire, perché negli anni è sempre andata a prendere giocatori che sono sempre cresciuti e sono andati via, hanno fatto la fortuna del Liverpool in questo caso, da Salah e a Alisson,
e altre squadre, ecco, sicuramente. Però ripeto, bisogna sempre individuare quando fai mercato, secondo me, quali sono le priorità della squadra, dove cercare di andare ad investire. Io sul portiere starei ancora tranquillo in questo momento, quindi se devo investire dei soldi vado su altri ruoli, ecco, tutto lì. Sì, mentre chiedono un parere su Castrovilli, Simone, proprio Castrovini su Castrovilli. è un buon giocatore, è un buon giocatore, palla al piede, gioca poco senza palla, migliorato negli ultimi 2 mesi per inserimento, perché si è buttato dentro, ha fatto un gol bellissimo anche di testa, ma deve migliorare a giocare senza palla, ma con palla al piede ha delle accelerazioni che assomigliano, parlavamo prima di Luis Alberto, quindi è un giocatore che da tenere in considerazione, che conosco dai tempi della primavera della Fiorentina, che poi è andato anche lui fuori a giocare a Cremona per poi rientrare, arriva da Bari, ed è un ragazzo interessante, sicuramente è un buon Allora, proprio prospetto, con ecco. Vitella volerlo tenere perché Sì. ricordo che già volevano di nuovo girarlo in B e invece ci ha creduto e ha fatto molto bene. Mentre invece su Zaniolo, che è, diciamo che è sempre oggetto di critica anche verso la società per. Diciamo per come è stato dato via, però ai tempi diciamo che tutti avevano un po' applaudito la società, poi è un ragazzo interessante, spiace. Nella vita si può anche sbagliare, ma allora Zaniolo lo conosco benissimo da quando ha 10 anni. Poi vi spiegherò anche perché. Perché lui giocava con Gabriele Gori, che è il fidanzato di mia figlia, che gioca nella Fiorentina. Sono cresciuti insieme fino a quando, dopo lui, questo ragazzo con Zaniolo, quando c'è stato da fare il salto dagli allievi alla primavera, la Fiorentina l'ha lasciato andare perché non cresceva, era piccolo. Era un po' birichino, diciamo così, ed era piccolino. È andato via con la Fiorentina che l'ha lasciato andare all'Entella. In un anno ha preso 20 centimetri, è diventato un ragazzo di 1,90. L'Inter ci ha creduto, ci ha investito dei soldi, l'ha portato a casa e poi lì dovevi intuirne le potenzialità di poter giocare immediatamente in prima squadra, dove, credetemi, anche alla Roma, quando se lo sono trovate, perché la prima scelta della Roma era Radu, non era lui. Poi l'Inter, Radu, non so se l'ha dato al Genoa, se non sbaglio, allora ha preso Zaniolo, ma che inizialmente anche lì non trovava spazio. Poi pian piano, io ci ho parlato con Di Francesco, mi ha detto, abbiamo capito subito che poteva essere, dopo pochi allenamenti, un giocatore importante. Pian piano l'hanno fatto crescere, l'hanno buttato dentro e è diventato quel giocatore da nazionale, ecco. Ma tornando al discorso di prima, lui ha qualità tecniche e ha fisicità. E nel calcio di oggi paga. E alla fine, vedi, è lì, è diventato un giocatore fondamentale. Ma non darei delle colpe eccessive. L'unica colpa era capirne, ed è la cosa più difficile quando uno fa settore giovanile, se questi ragazzi che giocano in primavera poi hanno potenzialità per giocare in prima squadra. E lì sta la bravura del talent scout o di chi ha in mano questi giocatori. Io ho avuto un maestro come Mino Favini quando allenavo all'Atalanta, che lui ne ha fatti esordire tantissimi, e mi diceva sempre una frase: Beppe, i giocatori di talento vanno sempre aspettati. E quindi questa è una cosa che io quando alleno i miei ragazzi, adesso io a livello dilettantistico è diverso, ma quando ero a Bergamo, oppure a Como, al Monza, i giocatori di talento vanno aspettati, perché magari arrivano leggermente dopo, ma arrivano. Beh, ad esempio non ci troveremmo davanti Messi se il Barcellona non avesse avuto la pazienza di aspettarlo, quindi. Bravissimo, bravissimo. I giocatori di talento vanno aspettati. A costo anche magari dopo di perderli, no? Nel senso che poi non ce la fanno. Però, ma non è il Bisogna caso di crederci, sì. Zaniolo. Zaniolo, ragazzi, era difficile intuirne Le le. No, potenzialità. vi faccio un esempio. Pirlo, io ci ho giocato un anno con Pirlo e io avrei fatto la stessa scelta della società. Non ne intuivo le potenzialità che 20 metri più indietro sarebbe diventato il giocatore. Oggi è il suo compleanno, per dire. Sarebbe diventato un giocatore così. Davvero. E lì devi essere bravo. Oppure tenerlo lì e vederne l'evoluzione. Ma non è facile, ma anch'io avrei sbagliato. Quindi, sai, chi giudica, chi prende le È decisioni, normale, anche non è perché si facile. parla di talmente tanti giocatori che ci sta l'errore, nel senso non è Ma alla fine è come è statistica. successo con Brozovic, che giocava in un ruolo Paolovic.
completamente diverso e poi ha avuto l'intuizione. Brodovic era già in aereo, quindi poi... Era già sull'aereo. Ma nessuno si ricorda, ma io ho vinto uno scudetto con Gianfranco Matteoli, che era trequartista. Il trap se l'ha inventato davanti alla difesa. Già allora, e parlo ormai di 30 anni fa, hai capito? Perché i giocatori evolvono, cambiano, e poi ci sono degli allenatori che hanno delle intuizioni, e questi poi però danno disponibilità a giocare in un ruolo diverso, magari altri non lo danno, hai capito? Quindi già allora Matteoli, numero 10 classico, davanti alla difesa, e la nostra squadra ha fatto così. Sì, è importante purtroppo saper capire anche il ruolo. Spalletti con Brozovic, ma anche in realtà tantissimi lodano Spalletti per queste capacità che ha di saper adattare bene i giocatori, di cambiarli, diciamo, anche la carriera, anche con Nainggolan, anche con Perrotta. L'altro giorno parlava Perrotta e diceva che era stata una grande intuizione di Spalletti. Idem con Brozovic, comunque è un allenatore che riesce, diciamo, a capire bene, a mettere i giocatori nelle condizioni di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità, come Brozovic, ad esempio, che... Assolutamente, quando tu hai un allenatore che fa rendere al massimo i propri giocatori e ne intuisce le potenzialità, è importante. Poi magari ci sono altri che le vogliono stravolgere, allora si va a esagerare, ma quando trovi la posizione giusta, secondo me è importante, ma è la bravura, no? Ci sono allenatori che lavorano molto sulle intuizioni, sotto l'aspetto psicologico, chi lavora più tecnicamente e tatticamente, poi la bravura, quelli più bravi sono quelli più completi, e che riescono veramente a dare un'impronta, un'identità alla squadra ed esaltare le qualità dei giocatori, ecco, che poi sono quelli che fanno la differenza. Bene, ultimissima domanda, dai, poi va bene, Chiara. Lo stadio, cosa sì. succederà? Cosa succede? Io abito di fronte. sono legato a questo stadio, ma sono per guardare avanti, Chiara, Adele. Sono per guardare avanti e sono per un nuovo stadio, perché no. Lo vedo andando in giro per l'Europa a commentare le partite, come sono gli stadi nuovi, funzionali, e purtroppo per noi, cioè nel senso, è difficile farcelo da soli, perché devi sempre averlo con il Milan insieme, e quindi a meno che uno ha la forza di andarselo a fare fuori da San Siro, ma questa è una zona perfetta secondo me, che c'è ancora spazio per fare uno stadio nuovo, e perché l'altro non tenerlo in piedi, perché sarebbe veramente un delitto avere due stadi uno attaccato all'altro. L'altro lo puoi trasformare, come abbiamo visto nell'ultimo progetto, ma tendenzialmente sarei per un nuovo stadio, sì. Sì, anch'io sono d'accordo, perché comunque anche la forza però della rispetto, Juve... Però rispetto chi pensa che invece vada bene San Siro. No, ma è giusto, perché è comunque il tempio del calcio per noi. E ricordatevi sempre che la diversità di opinione è sempre una risorsa, e quindi è bello confrontarsi, ma mai come poi sul calcio, ragazzi. Io posso dire una cosa e essere smentito il giorno dopo, e io quello che dite voi o dicono i nostri amici, rispetto tutto e faccio mio, poi decido io, ho le mie idee, le mie considerazioni, ma la diversità è una risorsa, e quindi rispetto tanto chi dice che dobbiamo stare con San Siro di adesso, il Meazza, chiamatelo come volete, perché è ancora uno stadio molto bello, funzionale, però invece io penso che dobbiamo sempre il coraggio di guardare avanti, ed è la cosa secondo me importante. Perfetto. E ho visto infatti gli ultimi progetti con tutto intorno, anche magari centri commerciali o comunque musei sull'Inter per attrarre maggiormente magari anche i turisti, dove tutta quella zona lì diventerebbe tutta Inter barra anche Milan, perché probabilmente sarà così. Quindi aiuterebbe sicuramente anche... Beh, anche hotel, quindi si creerebbero posti di lavoro. Esatto. Sì, sì, mantenendo sempre... i termini lì. Nei termini giusti, perché non bisogna esagerare col cemento, cioè ad esempio c'è questa legge che ti permette di fare lo stadio e ti dà la possibilità di fare un certo tipo di sviluppo. Se tutto rientra nei canoni, ti dico la verità, anche questa zona, io ci vivo, ci sto bene così, però prenderebbe una struttura diversa, questo sicuramente. Abbiamo la metropolitana proprio che arriva, cioè tante cose, si cambierebbe anche il modo di andare allo stadio, ne sono convinto, con uno stadio con i servizi all'avanguardia. Va bene.
Va bene, amala sempre, eh? Grazie Ok. ancora, molto gentile, amala sempre. Ciao Adele, ciao Chiara, ciao a tutti davvero. Grazie della compagnia. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.